Il Dakota del Sud è uno stato federato degli Stati Uniti d'America, situato nelle alte pianure del Midwest. Prende il nome dalla tribù dei nativi americani Lakota, i Sioux. Il Dakota del Sud venne ammesso nell'Unione il 2 novembre 1889. Nello stesso giorno venne ammesso anche il Dakota del Nord. È uno dei sei stati della cosiddetta Frontier Strip, la striscia di frontiera, una linea di confine continua che dal Dakota del Nord arriva fino in Texas, attraversando tutti gli Stati Uniti in senso nord-sud. Il fiume Missouri attraversa la parte centrale del Dakota del Sud. Ad est del fiume ci sono colline basse e laghi glaciali. Ad ovest del fiume ci sono canyon profondi. Il Dakota del Sud è suddiviso in quattro regioni: la Drift Prairie, i Dissected Thin Plains, le Grandi Pianure e le Black Hills, coronate da uno dei monumenti americani più celebri e simbolici, il Mount Rushmore National Memorial, ricavato da un enorme blocco. Nelle Black Hills si trovano inoltre i Badlands National Park e il Crazy Horse Memorial, che una volta completato sarà la più grande scultura al mondo scolpita in una montagna. Arrivo dunque a Rapid City, la cittadina del South Dakota, situata in una zona montuosa nella parte centro-occidentale del South Dakota, a pochi chilometri dal confine con il Wyoming, conosciuta come Gateway to the Black Hills, che ricorda come la città sia il punto di partenza ideale per visitare la meravigliosa area delle Black Hills. Rapid City è una cittadina di discrete dimensioni. Stando all'ultimo censimento, il centro conta 62.000 abitanti, posizionandosi quindi al secondo posto nella speciale classifica delle città più popolose dello Stato, preceduto solamente da Sioux Falls. La fondazione del primo insediamento è legata allo sviluppo minerario della zona, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, durante la quale vi si riversarono migliaia di minatori e di cercatori d'oro provenienti da tutti gli Stati Uniti. La nascita di Rapid City è quindi datata 1876, anno in cui un gruppo di minatori, delusi dal fallimento delle rispettive ricerche, decise di stabilirsi sul crinale della montagna, da quel momento divenuto la porta per le colline nere.